Cambiare il corso delle cose in 10 giorni, Francesco Tomei, allenatore del Monopoli, sa come si fa. Il 15 ottobre, dopo il KO per 3-2 a Latina e con la sua squadra a quota 8 punti e a secco di vittorie dopo 8 giornate, sembrava un passo dall'esonero, scelta presa dalla società poi per il DS Pelliccioni. In 270 minuti, invece, i biancoverdi hanno dato una sterzata alla loro stagione e a quella dell'allenatore. Dopo il 3-0 alla Virtus Francavilla e l'1-1 con il Picerno, ecco il blitz di Brindisi, un 2-1 che... È arrivata come al solito giocando a calcio, proponendo, arrivando diverse volte a essere pericolosi e poi soffrendo, perché c'è stato un momento che dovevamo soffrire, perché loro hanno avuto una reazione importante, giustamente giochi in casa, è un derby sentito, ma mi ha fatto molto piacere che noi sotto questo punto di vista stiamo crescendo, perché sappiamo anche quando è il momento di soffrire. E questo dimostra quello che io ho sempre sostenuto, e questo è un grande gruppo. In 3 giornate il Monopoli è risalito in quart'ultima posizione con 11 punti, gli stessi della Virtus Francavilla. Tomei predica però calma e sa che la strada da fare è ancora lunga. Questo è un campionato molto duro. Noi siamo una squadra giovane, una squadra che deve crescere e quindi si confronta quotidianamente con delle squadre importanti. Quindi sappiamo che abbiamo un buon livello tecnico, quello che però ci occorre e che dobbiamo sempre, sempre migliorare, che questo campionato è la base, in questo campionato è la base, è proprio l'aspetto di attenzione. Tra i protagonisti assoluti di questo avvio di stagione c'è Ernesto Starita. Sono già 7 sui 14 complessivi i centri del numero 7 del Monopoli, la cui intesa con Santaniello è in crescita. L'allenatore chiede ai suoi di diventare bravi a giocare anche partite sporche in attesa di avere a disposizione un organico più ampio, a partire dal prossimo derby, quando lunedì sera al Veneziani arriverà il Cerignola. Questa è la crescita che io cerco in questo gruppo, perché poi il resto noi lo stiamo secondo me facendo abbastanza bene, abbiamo dei margini di miglioramento importanti e adesso sono molto felice per un motivo, perché bene o male iniziano delle settimane quasi normali e soprattutto non dobbiamo recuperare dei giocatori, perché noi abbiamo un limite nella rosa attualmente, perché siamo contati tra infortuni, tra ragazzi che devono giustamente entrare in una partita così delicata, abbiamo bisogno di tutti.